Buonasera al professor Andrea Lattes, è uno storico, in particolare uno storico dell'ebraismo. La sua ricerca si è focalizzata sullo sviluppo del pensiero politico e delle istituzioni comunitarie ebraiche in Italia. Ha pubblicato in ebraico l'edizione critica del Registro della comunità di Roma del 600, la Congrega dei 60, come si chiamava, di cui presente volume, il libro di cui parliamo, e questo edito quest'anno, Una società dentro le mura, la comunità ebraica di Roma nel 600, edito da Gangemi. Oltre a questi, ha pubblicato numerosi saggi, sia di carattere storico, come anche di analisi sociopolitiche riguardanti gli ebrei italiani e le loro comunità. Questo libro, sì, è un'analisi storica, molto attenta ancora, come dire, al documento stesso. Non mi pare che sia proprio, come dire, già sociopolitica, è molto storica ancora. Comunque, una prima domanda, professore, le chiedo semplicemente come è nato il libro. Capisco che è lo storico di questo, ma com'è che le è giunto l'interesse di leggere questo documento particolare? È una rarità che si sia conservata così bene queste cose, no? No, non è una rarità perché di registri del genere ce ne sono diversi. Questo ovviamente l'ho scoperto dopo, quando già mi occupavo di registri. La storia è nata perché la pubblicazione del registro di Roma è stata la mia tesi di dottorato, la mia dissertazione, quella che si chiama la dissertazione di dottorato. Quindi tutto è cominciato dal lavoro insomma, per la tesi. E ovviamente lì era soltanto il documento, la pubblicazione del documento. Il documento era manoscritto, quindi il mio lavoro è stato tutto un lavoro di paleografia, di decifrazione del manoscritto, di inserimento del testo nel computer e poi il testo stesso, come diceva lei prima, è uscito in Israele, anche perché il testo, il registro quasi tutto in ebraico, con brevi stralci in italiano. Quindi il testo del registro è stato pubblicato qui in Israele in ebraico già diversi anni fa, mentre l'analisi invece è uscita adesso in italiano pochi mesi fa. Sì. Quindi tutto è nato dal lavoro di dottorato che quindi può calcolare, sono quasi 30 anni che masticano queste cose. E come è arrivato allora come dire, a produrla questa analisi? Cioè, cos'è che l'ha deciso a pubblicare? Perché ovviamente io ho dovuto leggere tutto il registro, almeno la parte che io ho pubblicato, perché poi il registro prosegue anche nel 700 e anche dopo. Io mi sono fermato alla fine del 600. E Quindi l'ho dovuto leggere. quindi anche in confronto con quello che hanno scritto gli altri storici. È Beh, ovvio, ovvio, ovvio. questo non è stato. Comunque, io l'ho dovuto leggere, non solo leggere, ma io l'ho proprio trascritto tutto, perché era manoscritto, quindi un lavoro di paleografia, l'ho inserito nel computer. Quando l'ho inserito nel computer, poi ho fatto un indice degli argomenti, ho cominciato a fare un indice degli argomenti trattati. E quindi sono emersi di diversi argomenti trattati dal registro stesso, da cui poi ovviamente è nata l'analisi. Sì, come si situa questo libro nell'ambito della storiografia dell'ebraismo italiano e non solo? Cioè, Ma qual è il la. fatto è questo, che il fatto è che fino adesso
la storiografia degli ebrei in Italia è stata fatta quasi esclusivamente su fonti in caratteri latini. Cioè bisogna entrare nell'ordine di idee, comprendere una cosa, che gli ebrei hanno sempre scritto o prodotto anche in ebraico. Sì. E per poter studiare la storia degli ebrei in maniera diciamo completa bisogna sapere diverse lingue, sia l'ebraico sia la lingua locale. Se parliamo dell'Italia bisogna conoscere l'Italia, l'italiano alla perfezione. E questo richiede uno sforzo che ovviamente non tutti sono in grado di fare. E quindi la maggior parte dei testi storici, quasi tutti, insomma, non proprio tutti, comunque, la maggior parte degli studiosi si limitano per forza di cose a un aspetto soltanto della storiografia degli ebrei in Italia, tralasciando invece altri aspetti, come la produzione in ebraico, come appunto i registri comunitari, che fino alla fine del 600 sono tutti scritti in ebraico, compilati in ebraico. Sì. E poi, allargando il discorso, la maggior parte degli studiosi fino adesso hanno tralasciato le fonti interne delle comunità ebraiche, basandosi invece su fonti esterne, cioè fonti di archivio o fonti delle autorità, sia che siano autorità della Chiesa, autorità locali, ma mai, quasi mai, si sono occupati delle fonti interne della comunità, cioè come gli ebrei vedevano la loro vita, il ghetto, i diversi aspetti della vita sociale, economica, culturale, anche perché molto spesso appunto questa produzione era scritta in ebraico e non tutti sono in grado appunto di non padroneggiano tutte e due le lingue. Sì, e qual è la lezione di vita singolare che lei trae da questa sua stessa ricerca? In questo libro c'è l'analisi proprio di quel documento, però sì. Mi pare che questa domanda sia, come dire, dopo questo lavoro, cioè lei ne trae proprio degli elementi di vita, no? E la sua ricerca. Non penso che sia una ricerca universitaria, come dire, solamente dotta per quanto... No, certo. Questo documento copre 80 anni, quasi tutto il 600, il 17 secolo. Quello che se ne trae sono diversi aspetti. Intanto un aspetto di stratificazione sociale, cioè come avveniva non soltanto all'interno della comunità ebraica, ma in tutte le società di ancien regime, del periodo. La struttura, la società era strutturata in maniera molto differenziata, cioè c'era una polarità tra ricchi e poveri, tra bisognosi e benestanti. Le istituzioni erano dirette, erano gestite soltanto quasi esclusivamente dai ricchi, dai benestanti. I poveri erano tagliati fuori dalla vita, diciamo, dalla vita politica. Non avevano ovviamente quello che oggi c'è il diritto di voto, oggi c'è il suffragio universale. Ovviamente la mentalità è completamente diversa. Quindi aspetti politici, aspetti sociali, sociologici, perché la stratificazione sociale era molto rigida, non c'era una mobilità sociale come c'è oggi, o almeno come oggi dovrebbe esserci. E poi anche aspetti economici, perché questo documento mostra le spese che la comunità doveva sostenere, le tasse che la comunità doveva sostenere durante tutto l'arco del 600. Io ho fatto anche dei grafici in quel libro lì, e si vede l'andamento
delle spese, della tassazione, di tutte le spese che la comunità doveva sostenere, e poi sono riusciti in qualche maniera a collegare l'andamento del grafico, le salite, le discese del grafico, in base a eventi esterni. Una volta c'era un'inondazione del Tevere a Roma, e questo ovviamente portò delle grosse spese di manutenzione, di ristrutturazione. E quindi si vede che questo grafico che in qualche maniera è collegato appunto a eventi esterni. Questo è carino, interessante. Poi c'è anche un capitolo intero anche sulla peste, perché a Roma ci fu una peste molto, molto, molto grave nel 1657. Oggi, adesso noi siamo pure in periodo di pandemia, quindi queste cose sono attuali. E allora il documento mostra appunto come la comunità ebraica dovette confrontarsi con la peste, dovette organizzarsi, erigere un lazzaretto, mettere in piedi un lazzaretto, occuparsi dei malati, dei poveri, che erano tanti, dei bisognosi, che erano senza cure. Non c'era la cassa mutua come c'è oggi, o l'ASL come c'è oggi, quindi la comunità doveva occuparsi appunto pure dei poveri, dei bisognosi, dei malati. E tutta l'organizzazione è molto interessante, perché mostra appunto, ovviamente, che è diversa da quella da quello che avviene, succede oggi. E quindi si vede anche la differenza e lo sviluppo delle istituzioni, lo sviluppo della concezione politica, della concezione verso le malattie, appunto l'epidemia, la peste. E anche la concezione sociale della struttura della società ebraica dell'epoca. Sì, ho notato, no, leggendo il suo libro, come per l'aspetto di stratificazione sociale la società romana, non so come chiamarla adesso, ha quasi la stessa struttura, cioè questo tipo di stratificazione lo si ritrovava appunto quello dell'Ancien Régime, non era molto differente. Che cos'è? Non ho capito, non era differente da quello della società coeva, dello stesso periodo, sì. Ma ovviamente non molto differente da quello che noi conosciamo oggi. Appunto, è questo che le chiedo, e le chiedo anche che cos'è che la colpita di più nelle differenze. Non la sto, diciamo, invitando a un'analisi della questione del ghetto al momento della, come dire, proprio della società ebraica nella società italiana. Non ho capito bene forse il senso della domanda. Dico la mia differenza che ho trovato. E le donne, per esempio, nella comunità ebraica di Roma e penso nelle altre comunità, sono più istruite, hanno una posizione, per quanto ci sia questo popolino enorme, ma come c'era anche nella società coeva, ci sono queste differenze. Le nota anche nel tipo di stratificazione? Non lo so, sono domande le mie, non ho... Non sono domande retoriche, non ho io già la risposta. Vorrei cercare di focalizzare il punto. Qual è il punto? La donna, la situazione della donna? No, io le ho fatto il mio esempio per dire che ne ho colta una di questione da leggere, non è già letta, ma le chiedo che cos'è che per lei trova di spicco differente rispetto alla cosiddetta società romana o la società italiana dell'epoca, pur con tutte le distinzioni, perché è chiaro che, ne so, che il Regno di Napoli non era mica lo Stato Pontificio non era mica la Toscana, vabbè. Ma a me sì, interessato il pensiero politico, lo sviluppo del pensiero politico, sì, perché già tanti anni mi occupo di questi argomenti qui. Quindi quello che
mi ha interessato è appunto intanto il pensiero politico è una conseguenza della stratificazione sociale, cioè notare che la società ha una struttura abbastanza rigida, che la maggior parte della popolazione si trova sotto il livello di povertà e quindi sotto e quindi come in questa situazione è appunto direi esonerata dalla partecipazione alla vita pubblica, alla vita politica, che oggi noi non ci rendiamo conto di un fenomeno del genere, perché allora chi non pagava le tasse non aveva neanche il diritto di aprire bocca su come veniva gestita la cosa pubblica, l'ente o l'istituzione. Oggi ovviamente con la concezione è diversa. Questo è uno dei punti secondo me più importanti. Un altro punto molto interessante è l'attività culturale che si svolgeva allora. Esatto. Cioè oggi ci sono diverse istituzioni culturali, anche il concetto di cultura è cambiato molto, è diverso. Allora invece praticamente tutte le attività culturali avvenivano all'interno delle confraternite. Cioè l'istituzione culturale più importante nel Seicento, almeno nel campo ebraico, ma mi sembra che nel campo della società cristiana non fosse molto molto differente, e quasi tutto avveniva nell'ambito delle confraternite. Sia rappresentazioni teatrali, sia concerti musicali, sia tenzoni letterarie, cioè quando si leggevano poesie e ognuno leggeva la sua poesia a turno. Queste erano le forme culturali dell'epoca, che oggi ovviamente è tutto diverso. Questi sono i punti centrali del... Sì, una domanda particolare, cioè non è la parola, cos'è, integrazione, comunque diciamo viene fuori dall'ambito della divisione delle discipline universitarie anche, no? Cioè ci sono gli studi ebraici, ci sono gli studi, che ne so, valdesi, gli studi di Catari, ci sono varie sezioni nell'ambito della storia, ma a me pare dal lettore qua e là anche di queste questioni che ci sia ancora un grande parallelismo che non questo non da parte diciamo del pensiero ebraico, ma da parte del pensiero che dovrei chiamare italiano. Cioè mi pare che rimangano questi studi, e non solo, come dire, una sezione giudaica della storia, ma gli ebrei italiani in Italia è storia italiana. Infatti. La mia sensazione, non c'è... la dico con altre immagini, gentilmente, e quando io vado a leggere, che ne so, mi permetto di andare a leggere Maimonide, forse Maimonide è l'unico quasi che hai citato, anche altri due o tre, Leon da Modena, ma già Abraham Avel e altri rimangono, come dire, per pochi, no? E quindi anche la filosofia, non solo italiana, fa questo escamotage ancora, cioè, tra virgolette, la filosofia ebraica è la filosofia ebraica, ma quando fanno la storia del pensiero filosofico non c'è questa integrazione. Il problema è italiano, europeo e non solo. Sì, sono d'accordissimo, perché se si vuole studiare la storia dell'Italia, bisogna studiare anche la storia delle minoranze, la storia delle diverse minoranze culturali, etniche, religiose che hanno popolato l'Italia attraverso i secoli. Questo non siamo d'accordissimo. E non solo, ma in effetti questa storia delle minoranze è abbastanza trascurata. E questo è, insomma, è peccato, direi quasi è grave anche. Sì, non so come chiamarla, e non è, come dire,
Forse solo, vabbè, insomma, il pensiero unico in Italia, come da altre parti, tende a marciare senza attenzione, diciamo, per le sue componenti minoritarie, ma è come la stratificazione di cui parlava prima, della società, non solo romana, ma non solo ebraica, ma anche romana. Cioè, è come se ci fosse una stratificazione storica, e allora la stratificazione storica maggioritaria non va, cioè, non integra tutte le parti, Ma insomma. il fatto, se parliamo di storiografia, il fatto è che molto probabilmente gli storici, o almeno nelle materie umanistiche, al contrario di quello che avviene nelle materie scientifiche o naturali, gli storici ancora non hanno imparato, almeno molti, non, ovviamente è una generalizzazione, comunque gli storici non hanno imparato a lavorare in equipe. Fare equip di studiosi, che ognuno porta una prospettiva diversa, ovviamente. Perché se si lavorasse in gruppo, appunto, ognuno apportando prospettive diverse, probabilmente le cose apparirebbero diversamente. Invece, ognuno è ancora chiuso nella sua nicchia. E lavora nel suo orticello, nel suo campo e pubblica le sue cose. E allora emerge ogni volta questa problematica di come sviluppare aspetti diversi, complicati, perché effettivamente sono aspetti complessi. Come dicevo prima, io bisogna sapere diverse lingue. Non soltanto gli storici italiani sanno l'italiano, sanno il latino, però non sanno l'ebraico. Allora che facciamo? Allora o tralasciamo l'ebraico, lo buttiamo nel cestino, questa è una possibilità, oppure dovremmo mettere in piedi un'equipe di studiosi, fra cui qualcuno che sa appunto anche l'ebraico, e che collaborino, facciano una sinergia, un lavoro di equipe per mettere insieme un lavoro di storia. Questo fino adesso insomma, io non l'ho mai visto, insomma, quasi è molto raro, molto raro. Sarebbe una buona proposta questo lavoro di equipe, comunque molto, molto interessante. Una Ma domanda. è per questo, proprio per questo motivo. Io ho cercato di creare già un anno, stiamo portando avanti io con alcuni amici un gruppo di ricerca appunto sulle istituzioni politiche, il pensiero politico degli ebrei in Italia. Abbiamo già fatto alcuni incontri via Zoom e adesso dovremmo ripartire con questa idea qui. Però anche lì le difficoltà sono tante, poi la gente non, è impegna, sempre impegnata e non tutti sono. Come succede sempre, insomma. Un'ultima domanda, professore. Nel libro ci sono, per dire così, infinite novelle, infiniti romanzi dentro, ci sono infinite storie. Alcune le ho, come dire, le ho colte qua e là. È tentato da scrivere qualche romanzo su queste vicende? Lo ha già fatto? Non. No, no, in questa prospettiva qui, sulla roba del Seicento, no, non pensavo di scrivere romanzi. Poi, a dire la verità, è che questo libro ha avuto qualcosa come 20 anni di gestazione. E francamente la cosa mi ha colpito, perché adesso per pubblicare un altro libro sto riflettendo se ci vorranno altri 20 anni. Auspico di no. Quindi speriamo di no, anch'io spero di no. Però non è, come dicevo appunto, non è semplice, le difficoltà sono enormi. E
romanzo di questo genere, francamente non ci avevo ancora pensato, però potrebbe essere, senza dubbio, essere un'idea. Vedremo. E una domanda semplice, dove sono gli archivi delle comunità che dopo la Seconda Guerra Mondiale sono state chiuse, no? Ci sono state... No, dunque, durante l'occupazione tedesca ci fu la razzia della biblioteca della comunità ebraica di Roma. E quella lì una buona parte è andata persa. Ma altri documenti ci sono sparsi per il mondo, perché molto spesso i libri, i manoscritti antichi pure li vendono alle aste. Quindi questo registro della comunità di Roma è conservato a Roma presso l'archivio storico della comunità ebraica, quindi è facilmente rintracciabile, si può consultare. Però altri registri simili io li ho trovati anche in Russia, Mosca, in America, e sparsi per il mondo. Però sempre in biblioteche pubbliche, e quindi in qualche maniera si possono anche studiare e consultare. Non so, la maggior parte, molti di questi non sono andati persi, li trovano appunto in biblioteche, che la gente non ha studiato, non sono pubblicate fino adesso, ce ne sono ancora tanti da fare, c'è tanto lavoro da fare, no, però ci sono, soltanto durante la guerra soltanto una parte della comunità, della biblioteca della comunità di Roma è stata razziata e è andata persa. Bene, io la ringrazio moltissimo, professore. E grazie a lei per la nostra piccola web TV.